sperando che arrivi anche in Serie A. Sì, sono felicissimo per aver fatto il secondo gol in nazionale. Non era facile, diciamo, ribaltare il risultato. Siamo contenti della vittoria, quindi va bene così. Speriamo che arrivi anche il primo gol in Serie A, magari già da domenica. Sei entrato carichissimo in partita, sei entrato, diciamo, per segnare. Sì, sono entrato perché avevo voglia di giocare, quindi sono entrato, 10 minuti, sono sincero, non sono entrato benissimo, non avevo la gamba giusta. Col trascorrere dei minuti ho trovato il giusto impatto e quindi sono contento di aver fatto una buona prestazione, il gol, e di aver trovato la vittoria, ecco. Ora pensa al Benevento. Ora sì, pensiamo al Benevento e via. C'è stato un bel momento durante la partita, tanti bambini che urlavano il nome Italia, Italia, Italia. Voi avete reagito quando siete andati sotto, c'è stata davvero una bella reazione da parte vostra. Sì, i ragazzini, i bambini sono stati spettacolari, è un'emozione immensa vedere questi bambini che ci vengono a vedere, che ci tifano, quindi grazie anche a loro che abbiamo vinto. Ecco. Non era una giornata semplice questa anche per voi giocare una partita così? Ma noi abbiamo pensato a noi stessi, dovevamo fare una partita come se fosse una partita del girone di europeo, quindi l'abbiamo interpretata bene. Mi racconti però la serata di ieri, perché il tuo allenatore Di Biagio un po' ce l'ha raccontato come l'avete vissuta, però saperlo anche dalle vostre parole, come avete vissuto quei momenti, come avete vissuto l'eliminazione dall'Italia che non andrà al Mondiale? L'abbiamo vissuta come maggior parte degli italiani, c'è grande dispiacere, però noi dovevamo essere concentrati per la nostra partita, quindi il dispiacere c'è, ma abbiamo pensato alla nostra partita, ecco. Pensi anche che forse adesso è arrivato anche il vostro momento, si parla di anno zero, no? Dopo questa eliminazione dal Mondiale, spazio ai giovani, cosa dovete fare di più voi e cosa devono fare di più, perché vi devono dare più fiducia? Ma diciamo che noi quando veniamo nel 21 puntiamo sempre a far bene per poi essere magari convocati in Nazionale A, noi giovani dobbiamo dimostrare nei nostri club di essere all'altezza per la Nazionale Maggiore e, diciamo, ai vecchi di aiutarci a integrarci nel nuovo gruppo, ecco. Ma ti aspetti, vi aspettate voi ragazzi di giocare di più, che vi diano più spazio in Serie A, in Serie B? Ve ne parlate anche di questo? Sì, cioè, ci sono tanti giocatori che magari hanno poco spazio nel proprio club, come io ad esempio. Spero sempre di avere maggiore continuità. Non è facile, però piano piano penso che i risultati e le prestazioni e i minuti arriveranno nel proprio club. È arrivato il momento di cambiare? Questo non sono io a deciderlo. Spero che chi ha visto capisca che possa dare anche una chance a noi giovani, ecco. Va bene, grazie. Va bene. Grazie.